alla Madre di Dio che scioglie i nodi. Nostra Signora che scioglie i nodi, non si è mai udito al mondo che qualcuno sia ricorso al tuo patrocinio, abbia implorato il tuo aiuto, chiesto la tua protezione e sia stato abbandonato. Animato da tale fiducia, a te ricorro, o Madre, o Vergine delle Vergini, a te vengo, e peccatore contrito innanzi a te mi prostro. O Madre del Verbo, non disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami propizia ed esaudiscimi. Tu sei colei che scioglie tutti i nostri nodi. Con le tue mani piene d'amore di Dio, tu sciogli, come se fossero dei nodi, gli ostacoli lungo il nostro cammino, i quali nelle tue mani diventano come un nastro diritto, come un sentiero spianato dall'amore di Dio. Ora volgi il tuo sguardo pieno di compassione verso di me. Vedi quanti nodi soffocano la mia vita. Tu conosci la mia sofferenza e il mio dolore. Tu sai quanto questi nodi mi paralizzano. Santa Maria, Madre di Dio e Vergine piena di grazia, tu sei colei che Dio ha incaricato di sciogliere i nodi della vita dei tuoi figli. Per questo oggi io depongo nelle tue mani tutte le difficoltà materiali, familiari, scolastiche, professionali o spirituali, tutti i problemi che mi assillano da anni e che non so come risolvere, tutte le situazioni bloccate o inestricabili per le quali spesso non vedo soluzione, i nodi dei litigi familiari, dell'incomprensione tra genitori e figli, della mancanza di rispetto, della violenza. I nodi del rancore e del risentimento fra sposi, la mancanza di pace e di gioia nella famiglia. I nodi dell'angoscia, i nodi della disperazione degli sposi che si separano, i nodi delle divisioni nelle famiglie. I nodi provocati da un figlio che si droga, che è malato, che ha lasciato la casa o che si è allontanato da Dio alla ricerca di senso. I nodi dell'alcolismo, dei nostri vizi e dei vizi di quelli che amiamo. I nodi delle ferite causate agli altri, i nodi del rancore che ci tormentano dolorosamente, i nodi del sentimento di colpa, dell'aborto, delle malattie, della disoccupazione, delle paure, della discordia, del fallimento, dell'indebitamento, della tristezza, del divorzio, delle preoccupazioni finanziarie, dello stress, della solitudine. I nodi dell'occultismo, della magia, della superstizione, i nodi dell'incredulità, della superbia, dei peccati delle nostre vite, i nodi che noi stessi ci siamo procurati a causa del nostro orgoglio, i nodi del nostro cuore che ci impediscono di essere liberi e di amare con generosità. Maria, nelle tue mani non c'è un solo nodo che non possa essere sciolto. Per il tuo potere di intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi in particolare questo nodo. Per la gloria di Dio, ti domando di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Io spero in te. Tu sei l'unica consolatrice che Dio mi ha dato. Tu sei la fortezza delle mie fragili forze, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione di tutto quello che mi impedisce di essere con Cristo. Accogli il mio appello, guardami, guidami, proteggimi, tu sei l'unico e sicuro rifugio. Maria che sciogli i nodi, prega per me tuo Figlio Gesù Cristo nostro Signore, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.